Buonasera, benvenuti a tutti alla terza edizione della rassegna cinematografiche Donna che impresa, organizzata e voluta dal Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Firenze. E a proposito di Camera di Commercio, quest'oggi abbiamo con noi il direttore generale della Camera di Commercio, che è una donna naturalmente, Laura Benedetto, che invito qui sul palco con noi per fare due chiacchiere. Buonasera, buonasera. Allora, direttore, segretario generale della Camera di Commercio, tra l'altro il primo segretario donna a Firenze. Così dicono. Dicono di... Intanto buonasera a tutti, vi beccate, voi pensavate subito al film. Sono 10 minuti. Questi saluti ma veloci, grazie a tutti per essere qui. La Camera di Commercio ci tiene tantissimo a queste iniziative che fa il Comitato dell'Imprenditoria Femminile, io in modo particolare perché sono la prima donna, dicono, della storia della Camera di Commercio di 150 anni ad essere il segretario generale, quindi un onore ma nello stesso tempo una cosa raccapricciante, dico io, perché se ci sono voluti 150 anni per, diciamo, superare questo, insomma, questo ostacolo. Ci domandiamo tutte come hai fatto, quanto hai studiato. È perché in realtà Benedetto si sono, il mio cognome, si sono sbagliati, pensavano che era un uomo. Questa è una buona cosa. Lo consigliamo come trucco a tutte le donne in sala. Perché da piccola mi succedeva in classe che Benedetto no, poi tutti guardavano tra i maschi. Senti Laura, secondo te la situazione sta un po' cambiando adesso, ora tu sei un primo esempio, ma secondo te in Italia? Allora, diciamo che parlando così un po', tentando di parlare un po' seriamente, c'è stata adesso questa approvazione di legge che prevede l'obbligo per, diciamo, l'inserimento di donne all'interno dei consigli di amministrazione e collegi sindacali. Secondo me è una cosa importantissima, cioè una cosa, una conquista. È vero che non si doveva arrivare con una proposta di legge, ma noi siamo a dei livelli, soprattutto in Italia, veramente da terzo mondo. Ci auguriamo quindi che le cose cambiano, ma secondo te, ultima domanda, le donne apportano davvero qualcosa di diverso alla politica? Allora, secondo me sì, perché hanno un'impostazione di lavoro sicuramente diversa e quindi è una ricchezza, e comunque noi siamo più della metà, rappresentiamo più della metà della società, e quindi è una questione proprio di pari opportunità, è anche una questione di rappresentanza di genere, quindi io sono assolutamente convinta che anche se non fossimo migliori, anche se, ma solo per una questione numerica dobbiamo, e solo perché insomma rappresentiamo un'altra parte importante della società, che abbiamo diritto a tutti gli effetti a partecipare alla vita sociale anche a livello locale. Bene, allora ti facciamo complimenti. Grazie, rappresentarci bene. Bene, altra donna importante del CIF, del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Firenze, è la presidentessa. Chiamo quindi sul palco Antonella Rusignolo. Buonasera, buonasera a tutti e ben arrivati. Allora, il CIF nasce nel 1999 e quali sono gli obiettivi più importanti che questo comitato? I comitati nascono nel 1999 da un protocollo d'intesa fra Union Camere e il Ministero delle Attività Produttive dell'epoca. Poi ora, per esempio, di recente è stato rifirmato per altri 3 anni, è stato firmato proprio ora, il 25 febbraio di quest'anno. I nostri obiettivi sono molteplici, ma sono tutti principalmente inerenti allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità. Cioè, come diceva anche Laura, noi siamo proprio anche impegnati affinché la presenza delle donne ci sia sempre di più nei vari organismi, che siano economici, sociali, culturali. Noi aiutiamo anche questo sviluppo. Poi facciamo tutto quello che serve proprio per incentivare affinché le donne
riescono a mettere su questa impresa. Bene, direi un obiettivo fondamentale. Ma quali sono i progetti che avete realizzato quest'anno? Allora, noi l'anno, diciamo, l'anno scorso, perché quest'anno ancora dobbiamo appunto creare le attività, l'anno scorso abbiamo fatto, per quello che riguarda appunto la comunicazione, abbiamo sempre fatto la seconda edizione della rassegna che ormai ci è molto cara. Per quello che riguarda la formazione abbiamo fatto un seminario molto interessante che era l'avvicinamento delle imprese al linguaggio delle banche ed è stato molto partecipato anche da, non solo da imprenditrici ma anche da imprenditori, cioè c'erano anche tanti uomini che, insomma, e tra l'altro cioè, è stato, diciamo, un seminario molto interessante. L'anno scorso, per finire, abbiamo creato un premio perché volevamo, in un momento di crisi molto importante come questo, cioè dare una mano proprio alle piccole e micro imprese, cioè dando un premio a chi aveva incentivato anche diciamo, l'aumento delle assunzioni in un momento proprio difficile come questo. E abbiamo consegnato un premio di 5.000 euro per quello che riguarda le imprese piccole, c'è cioè una sola piccola impresa, e tre microimprese di 3.000 euro l'uno hanno partecipato in base a un bando, eccetera, e abbiamo assegnato questi denari. Bene, Antonella, allora, tanti complimenti, in bocca al lupo allora al CIF, ci auguriamo, no, che vada avanti sempre così, sempre al meglio. Bene, grazie. Ciao, buonasera. Come ultima ospite, il Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile ha voluto invitare una donna di successo, che invito qui sul palco, Sasha Perugini, direttrice della Syracuse University di Firenze. Benvenuta. Perché ci accompagniamo. Allora, il film che andremo a vedere fra poco, The Help, parla di una storia di tre donne di etnie diverse in un contesto americano degli anni 60, molto difficile, no? Ancora pieno di segregazione razziale, di pregiudizi. Ora, tu sei metà serba e metà senese ed hai però un'importante esperienza in America, sia di studio che di lavoro. Ecco, la prima domanda che ti faccio è: com'è stata la tua prima esperienza in America proprio di donna che scopre questo immenso paese? Racconto un paio di aneddoti, ma giusto perché penso gli aneddoti raccontino più di quello che posso dire con riflessioni. E quando sono andata a vivere in America, mi ero appena laureata, avevo avuto 24-25 anni più o meno, però a quei tempi facevo mille lavoretti alternativi, cameriera, lavoravo all'ASL, famosi contratti con Coco. E poi facevo delle sfilate, niente di che, niente di vegliazione, però facevo delle sfilate come modella e quindi ero abituata ad avere, ricevere attenzione, essere guardata, ma non solo, quello era il mio lavoro, per cui per guadagnare bene dovevo... Perché le donne, insomma, questa era una cosa. No, ma comunque dovevo, in qualche modo, per fare bene il mio lavoro, dovevo attirare l'attenzione. Sono andata a vivere. Prima sono andata un po' a Boston, ma di fatto sono andata a vivere a Colorado Springs, e quando sono arrivata negli Stati Uniti non mi si filava nessuno, niente, non mi guardavano, non mi aprivano la porta, non mi facevano passare per prima i ragazzi, e i miei piedi sul tavolo, scappava anche il lutto, proprio una cosa. Allora io ho iniziato ad avere una crisi di identità pazzesca. La prima cosa, da donna sono ingrassata, sono bruta, fa tutta questa cosa sull'aspetto e niente, poi sono sopravvissuta, sono stata lì un anno, come dire. Però ho avuto questa bella botta subito di differenza culturale, imprinting, nel senso che, cioè, non ti si fila nessuno, non l'aspetto, non proprio bella, non conta niente. E questa è stata, penso, una fortuna, perché mi ha dato... Come sei temprata molto? Non lo so se mi sono temprata, però mi ha dato, come dire, ha messo l'aspetto in secondo piano, ed è stata una fortuna, perché mi ha permesso invece di crescere sulla mia propria professionalità.
e quindi proprio di non preoccuparmi più di quello che, cioè la domanda tipica, c'è un colloquio di lavoro, che mi metto? Invece no, un colloquio di lavoro, vabbè, che chi vado a incontrare, chi è l'istituzione. Poi sono tornata in Italia, ho avuto lo shock opposto, perché abituata a non essere ignorata costantemente, tornata in Italia, a Roma, poi per l'appunto, c'è stato questo aneddoto, anche lì camminavo, a quel punto avevo 30-31 anni, camminavo per strada di Roma, taglierino proprio professionale, lungo, noiosissimo, cammino, davanti a me c'è un gruppetto di bambini, di metà dagli 8 agli 11, mentre cammino, tra gli 8 e gli 11 anni cammino, e un ragazzino a bionda, ho pensato tra me e me, dico, ora non è proprio pensabile che questo vuole attaccare bottone con me, uno di 11 anni, con una trentenne, anche essere stata generosa, mettiamo che ne dimostra 25, non so. Allora ho pensato proprio, nella cultura italiana, fin da bambini, c'è questa... il bambino già da piccolo si sente, come dire, obbligato a dimostrare il macismo attraverso al commento, all'aspetto, alla donna, perché lui era nel gruppo, no? Quindi questo mi ha fatto riflettere, ed è stato un po' i due aneddoti messi insieme, mi hanno fatto molto riflettere sull'aspetto, la donna in Italia, la cultura italiana, come crescono i bambini, eccetera. Quindi riassumo con questi due aneddoti, poi so potrei parlare molto di più, però questo mi ha sicuramente, come dicevo, è stata una fortuna, perché poi ho potuto concentrarmi molto di più sul, o comunque usare l'aspetto per enfatizzare la professionalità, non viceversa. Infatti diventi, no, direttrice di un polo universitario molto, molto importante. Però prima ancora che direttrice, scrittrice, io ho visto che sei già al tuo quarto libro, da intimo vegetario arrivi ad assaggi, ed è già il quarto libro che scrivi. Non è che io ho scoperto, io dico, la mia è una necessità fisiologica quella di scrivere, cioè sudo, piango, mangio, respiro, scrivo, cioè nel senso proprio una necessità fisiologica. Ho iniziato a scrivere prestissimo, poi a un certo punto ho detto, ma forse posso trasformarlo in un libro, e quindi sono andata avanti. Ora non ho tempo di scrivere, perché appunto la scrittura richiede veramente di stare a tavola, un impegno molto solitario, molto rigoroso, insomma richiede una rigidità che in questo momento non posso concedervi. Sei diventata anche mamma, insomma. Forse dovrei spiegare che cos'è questo centro universitario, perché non è molto chiaro. Certo, diciamo, è fondata nel 1959, abbiamo una settantina di dipendenti, di cui sono anche responsabile legale, quindi sento anche proprio questo peso. E infatti la prossima domanda che ti voglio fare. Ma che rimento, sudo. Ospitiamo circa 700 studenti all'anno, più delle conferenze, quindi un'operazione tutto sommato complessa, internazionale. Infatti la domanda che ti volevo fare è proprio, come direttrice eserciti una leadership, devi comunque ogni giorno prendere delle responsabilità importanti. Allora io mi domando, ma leader si nasce o si diventa secondo te? Domanda dal manuale, questa domanda da un tweet. Una curiosità che ho sempre avuto. Innanzitutto secondo me bisogna distinguere tra leader e capo, perché io alla sera che sono un capo, nel senso ho una targhetta sul mio ufficio che mi dà questo ruolo formale, per cui la gente mi rispetta per il ruolo che io ricopro. Se domattina per puro caso non avessi il lavoro, tutto questo cadrebbe, per cui essere il capo è diverso, nel senso comunque essere capo richiede necessariamente una leadership, perché non puoi coinvolgere 70 persone senza farle anche motivarle, o comunque farle partecipe di quella che è la tua visione di sviluppo del programma. La leadership invece è una leadership, a mio avviso, è il leader carismatico che riesce a coinvolgerti e che non è necessariamente protetto, come in questo caso, come può essere, non so, anche un professore, una cattedra, che non è protetto dal ruolo, dal biglietto da visita. E quindi il leader ha bisogno anche di doti carismatiche, di coinvolgimento, di comunicazione. E, si nasce o si diventa? Io penso di aver dovuto sviluppare delle doti di leader, perché
perché come si può vedere sono sempre stata molto alta, e molto alta in generale all'elementare, alle medie ero più alta dei maschi, ero la classica, ero quella che nei film si vede che quando invitano la tua amichetta a ballare invitano lei e io rimanevo seduta perché ero sempre troppo alta. Sì, ero la capa del gruppo dei maschi perché facevo botte ed ero... E quindi secondo me, proprio perché ho così anche questa presenza fisica che a volte può far comodo, però a volte quando volevo o voglio passare ignorata, non è proprio possibile. Io perlomeno interpreto la leadership veramente come il direttore d'orchestra. Per me è un buon leader, un buon capo, non è detto che io lo sia, però un buon leader, la prima caratteristica che deve avere per essere un buon capo, un buon leader, è ascoltare. Questo per me l'ascolto è proprio come dire, l'elemento iniziale. E quindi il direttore d'orchestra, c'è una metafora che mi piace molto, perché il direttore d'orchestra sente subito se c'è uno strumento fuori dal coro, sente subito se c'è un ritmo un attimino, quindi questa abilità di ascoltare e poi di coordinare. Ultimissima domanda, cosa consiglieresti ad una donna che ha deciso di fare il salto e diventare imprenditrice? Che consiglio daresti? Intanto mi permetto di dire che ammiro tantissimo le imprenditrici, proprio tanto tanto, perché io tante volte mi sono chiesta, non avrei il coraggio, c'è il mio stipendio garantito mensilmente, quindi tanto di cappello non mi inchino, ma anche il coraggio di si buttarsi. Non mi sento di dare, cioè la cosa che mi sentirei forse di dire è di così avere la forza di innanzitutto guardarsi dentro, cioè essere onesti con se stessi, cioè cosa voglio fare, a volte si sente quella cosa dentro, no? Che dici, ma è quella persona non mi piace tanto, no? Però poi magari la assumi lo stesso perché per mille motivi o viceversa. Quindi avere la forza, l'onestà di ascoltarsi ed avere fiducia di se stessi, di dire, ma voglio impegnarsi ad avere fiducia in se stessi. Questa è una grande cosa. E poi tra noi donne penso che sia molto... Capisco la paura, capisco sempre la paura, tutto quello che vogliamo, però il aiutarci ad autopromuoverci, perché quello che manca in Italia, secondo me sono dei modelli di leadership. L'altro consiglio che mi sento dire come leader e come dirigente donna è di mantenere il buon gusto, l'eleganza, la gentilezza dell'essere donna. La gentilezza è una parola importante. La gentilezza, non permettere di farsi attaccare addosso o dei modelli maschili o di farsi risucchiare da queste rappresentazioni che secondo me sono appunto filmiche, non realistiche, quindi di donne bravissime in gamba. Di successo ce ne sono a bizzeffe, si tratta solo di farle un po' emergere. Allora lasciamo forse con un augurio questa... No, è un augurio assolutamente, che sicuramente il Comitato per la Promozione delle Imprenditorie Femminili raccoglierà, no? Speriamo di essere sempre di più e di riconoscerci fra di voi. Ringrazio tantissimo Sasha Perugini per essere qui, davvero, davvero grazie. Grazie a tutti di essere venuti e vi lascio alla visione del film. Saluto a tutti, buonasera.